Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere il mio ultimo esperimento. Estrarrò il wood gas tramite il sole, per mezzo di questa parabola solare a concentrazione. Utilizzerò del cippato, potete vederlo qui. Riempio la caldaia con questo cippato. E poi metterò la parabola al sole. Ora chiuderò con la parte superiore della caffettiera. Ok, ora sposto la parabola al sole e faccio partire il sistema. Questo è il primo gasogeno solare. Per darvi un'idea della capacità della parabola a concentrazione, di questa parabola vi faccio vedere. Questo è quello che succede. Eccoci siamo. Ora è il momento di provare. Accendiamo. Eccolo qua. Wood gas. Gas dalla legna. Gas dalla legna con il sole. Questo è il gas della legna. Guardate, la fiamma. Il sole ha attivato la reazione di gasificazione dentro la caldaia e ora quello che vedete è gas che brucia. Oggi è il 28 di settembre e sono le 4 del pomeriggio. Perché questa cosa è importante? Perché si può utilizzare questo gas nelle cucine, nei motori a combustione, tutto senza dover modificare nulla. Questo è gas. Gas, in parte gas metano, in parte idrogeno. È gas che permetterebbe di mantenere il nostro stile di vita in questo modo. Proprio in questi giorni in cui si fa un gran parlare del problema dell'inverno, il gas dalla Russia, le forniture, eccetera. Qui abbiamo la possibilità di procurarcelo noi, autonomamente, noi italiani, con i nostri scarti, con la raccolta differenziata, trattando i rifiuti, organici, ovviamente. Con il sole possiamo ottenere del gas. Ora vi faccio vedere. Spengo e riaccendo ed eccolo di nuovo. Questo è il gas della legna mantenuto da un concentratore solare, estratto tramite un concentratore solare. Io lo continuo a chiamare gas della legna, ma in realtà può essere estratto da qualunque sostanza organica, quindi da una raccolta differenziata dell'umido, ovviamente facendolo essiccare, compattandolo in pellet, eccetera, si può estrarre del gas pronto all'uso, come ho detto, nelle cucine, nei motori a combustione. Questo è un gas rinnovabile, verde. Ma non solo dall'umido della spazzatura, ma dagli sfalci delle piante, delle siepi, tutto materiale che adesso viene buttato in discarica così, gassificandolo si potrebbe tranquillamente, ecco, ora è terminata la quantità, se provo a riaccendere, sì, rimane ancora, ecco, era solo un po' il vento. Questo è il sole che dà questo gas, il sole.
Ora vi faccio vedere che cosa rimane degli scarti e che lo scarto pure è utilizzabile per mantenere attivo il ciclo. Questa non era ancora completamente gassificata. Ecco, vedete, questa brucia ancora e nell'ideale ciclo, col calore di questa del sottoprodotto della gassificazione, manteniamo acceso il sistema anche quando il sole non è presente. Dicevo, i vantaggi: la legna surriscaldata emette il gas senza però bruciare, quindi viene utilizzata l'energia termica del sole per scaldare la legna e non l'energia termica della legna stessa. In questo modo l'energia termica della legna può essere riutilizzata in un secondo momento, ovvero di notte quando non siamo in presenza di luce solare. Questo permette un ciclo continuo del sistema, a livello teorico ovviamente. Viene fatto tutto a pressione ambiente, a pressione atmosferica, quindi non è sotto pressione il sistema, mentre i gasogeni possono subire un ritorno di fiamma a causa anche della pressione che si genera nella caldaia. Direi che con questo esperimento per oggi vi saluto, ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!